a prendere posto in prima fila. Grazie. E qui abbiamo Carolina Rosi, benvenuta, Gianfelice Sparato, e Maria Procino. Siamo qui questa sera, secondo appuntamento del calendario di retroscena, per commentare con i protagonisti in persona gli spettacoli più importanti della stagione. Questa volta abbiamo quasi un doppio appuntamento, due cose che si intrecciano insieme. Lo spettacolo che ha debuttato ieri sera, Ditegli sempre di sì, di Eduardo al Teatro Carignano, e una presentazione agile, chiamiamola così, di Mio caro Eduardo, Le lettere, il carteggio, Eduardo De Filippo e Lucio Ridenti, dal 35 al 64, a cura di Maria Procino, con il contributo, il patrocinio della Fondazione De Filippo e anche un po' la collaborazione sostanziale, diciamo così, del Centro Studi, che custodisce tutto il versante delle lettere di Eduardo pubblicate in questo volume. Quindi direi di cominciare a parlare prima dello spettacolo e poi scivoleremo poco per volta a parlare anche di questo libro. Di quelle scivolate. Si intrecciano. Allora, anzitutto chiederei, Carolina, se vuoi presentare gli altri colleghi della compagnia insieme in un dialogo tra te e loro, per dire al pubblico chi sono e che cosa fanno in questo spettacolo. Qualcuno ha visto lo spettacolo? A me, allora. Alcuni pochi, però gli altri lo vedranno. Allora, la trama è una trama abbastanza semplice, è la storia di un fratello e di una sorella. Questo fratello ha degli evidenti disturbi psichiatrici, la sorella in qualche modo lo costringe ad andare in manicomio, vive in una casa tipicamente piccolo borghese, affitta una stanza a un giovane che eclettico, diciamo, sedicente poeta, che è interpretato da Edoardo Sorgente, che sta qui, alzati perché sennò non te vedono. Ci sono dei vicini di casa che sono anche loro parte. Diciamo che è una commedia, a parte i due personaggi del poeta e di Michele Murri, per il resto abbastanza corale, dove ci sta un vicino di casa con una figlia che è corteggiata da questo poeta. La figlia si chiama Federica Altamura. Casa che subisce anche lui un equivoco mostruoso di innamoramenti, non vorrei neanche troppo, essendo una commedia poi brillante anche con delle sfaccettature un po' più amare, togliervi delle sorprese che sono veramente delle sorprese, che è un peccato rivelarle, ma comunque questo padre nonché vicino di casa, soggetto anche lui a Massimo De Matteo, c'è un amico di famiglia caro interpretato da Nicola Di Pinto, poi voi siete persone che frequentano il Carignano e che frequentano la compagnia da anni, e bene o male i membri che fanno parte di questa compagnia sono sempre gli stessi, quindi li avete anche conosciuti negli spettacoli precedenti. Ma dicevo che poi c'è la moglie di Nicolino Di Pinto, che è Paola Fulciniti, e che sta in
l'ultimo ruolo, che fa una cameriera al primo atto e la moglie di Nicola al secondo atto. C'è un medico, anche lui un po' schizzato, nonché fioraio, che si chiama Vincenzo D'Amato. Fratello di dipinto, che Gianni della Paracciola, anche lui con un po' di tutto, e due giovani innamorati, anche loro amici di famiglia, che anche loro provocano vari equivoci, l'uomo interpretato da Andrea Cioffi, la sua fidanzata, nonché un'altra visionaria che si chiama Viola Forestieri. Felice, è inutile che ve lo presento, è il protagonista, si chiama Michele Meis, la nostra colonna portante, e lui è il fratello, io sono la sorella, e tutti e due un po' disturbati, come tutti d'altronde i personaggi che popolano e che affollano questa commedia, che il regista in qualche modo ha voluto rinnovare, prendendo un po' spunto dall'ultima edizione fatta da Edoardo per la televisione negli anni 60, a differenza di quella scritta nel 27, il testo sostanzialmente non è cambiato, però quando lo fece all'epoca nel 27 con Titina, che interpretava la sorella, e con Peppino, che interpretava il poeta. Quando poi si sciolse la compagnia di De Filippo, questo testo non fu rappresentato per lunghi anni, fino alla ripresa appunto televisiva. Un testo molto fortunato, un testo molto divertente, un testo di Edoardo che, come sempre, quando c'è una comicità, una brillantezza, non manca mai però di regalarci comunque pensieri dove noi possiamo soffermarci, perché la comicità di Edoardo non è mai fine a se stessa, è sempre legata a qualche cosa nella quale, raccontando bene le sfumature dei personaggi, ognuno di noi si può riconoscere, e il regista in questo caso ha deciso di sottolineare. Sto parlando troppo? Vai benissimo, no, perché raramente perché si ascolta una presentazione così limpida. Grazie. Vabbè, ma per arrivare alla fine, insomma, il regista, il vero Roberto Andò, ha deciso di portarla in scena, lasciandosi che la comicità della drammaturgia fuoriuscisse da sola, perché da scrittura è impossibile in qualche modo cassarla, ma decidendo di sottolineare un po' di più gli aspetti amari invece che circondano questi personaggi, sottolineare un pochino di più il disagio tra il confine, tra la vera e propria malattia mentale piuttosto che dei disturbi, e quindi dice, tanto si ride a prescindere, sottolineo così tanto l'aspetto farsesco, ma sottolineo anche in egual misura l'aspetto anche tragico a volte di quello che avviene all'interno di questa commedia. E stiamo qua tutti un po' presi da tic, è difficile restare seri, perché è una commedia che coinvolge molto. Ieri è andata molto bene, ci sono stati, per chi c'era, grazie, perché siete stati molto calorosi e affettuosi, bellissimi applausi. Da oggi può solo migliorare, perché ieri tutti noi eravamo emozionati all'idea di fare un debutto, che è stato il primo vero debutto importante, perché abbiamo esordito due giorni fa, e quindi siamo arrivati al Carignano anche con una certa ansia, diciamo, da prestazione. Va bene. Noi siamo anche riconoscenti che voi abbiate accettato la proposta del Centro Studi di venire al retroscena, anche se eravate freschi, diciamo, di debutto, e quindi forse avreste desiderato prenderla con più calma, e invece questa era la possibilità, e grazie che voi avete accettato. Una riflessione bisogna farla, l'hai già accennato, l'argomento, partiamo da un tema che in origine era una farsa ed è poco per volta scivolato a
evidenziare l'umanità, l'aspetto anche un po' amaro di questa tematica che è quella che fa da detonatore della risata. E dobbiamo anche osservare che dall'epoca in cui è stata scritta, una parola come manicomio è cambiata da così a così, capovolta completamente. Li hanno chiusi purtroppo. Malgrado questo, sì, certo, malgrado questo però il copione ha dimostrato la sua freschezza, la sua attualità, e da parte della messa in scena voi lo avete sintonizzato sul sentire comune dell'opinione pubblica oggi. Oggi, epoca in cui è diventato spesso inopportuno ridere, deridere la malattia mentale, e questo, diciamo, regge senza compromettere l'efficacia del copione ideato a suo tempo da Eduardo. Ecco, vogliamo sentire anche da parte di Gianfelice, che ha, è come un ritorno a questo copione da parte tua, vuoi ricordarcelo? Sì, perché è un testo a cui sono molto affezionato, perché la prima volta che interpretai questo personaggio fu nel 98, diretto da Luca, che fece una seconda compagnia. E Carolina, tu eri assistente. Oh, credo, mi dice, vedo e ti ricovero. No, c'era assistente. C'era anche la Fulciniti che faceva. C'era anche la Fulciniti. È un testo a cui sono molto affezionato, è un testo su cui ho riflettuto più volte, 20 anni fa con lo spirito di 20 anni fa e adesso con lo spirito di 20 anni dopo. L'equilibrio alchemico che Edoardo riesce sempre a mantenere tra il comico e il tragico in tutte le sue opere è una delle cose più preziose di questo testo, perché trattare un argomento così scabroso come la malattia mentale, o meglio quasi narra del sottile confine tra sanità e malattia, trattarlo così con garbo, senza essere né offensivo né superficiale, è cosa di gran pregio. Sui manicomi si è benvenuta la legge Basaglia che li ha chiusi, perché erano, come dice Edoardo anche nel testo, luoghi di pena, ed erano veramente luoghi di pena feroci. Purtroppo poi, alla maniera italiana, non abbiamo elaborato gli strumenti necessari per sostituirli, per rendere meno infernale la vita dei malati mentali. Fatta questa riflessione sociologica, il personaggio di Michele Murri, ripeto, a cui sono molto affezionato, lui, la sua follia sta nel voler tenere tutto inquadrato, non tiene conto della fluidità della realtà, è rigido, e quello mette in crisi lui, e mette in crisi anche quelli che nella realtà ci vivono e fluttuano, sicché non riescono a capire questa rigidità. E un po' io ci leggo anche la follia piccolo borghese, che può portare alla follia patologica. La follia piccolo borghese, che è stata nata col dopoguerra, dove nonostante la miseria eccetera c'era una classe sociale che non voleva arrendersi alla miseria e al proletariato, e faceva di tutto per apparire in un certo modo, e questo provocava una sorta di follia, è una schizofrenia, perché non affrontavano la realtà per quella che era, ma a loro importava l'apparenza, e anche se non avevano da mangiare, l'importante è che gli altri pensassero che loro
stavano bene. Vabbè, però non è il caso di questa commedia. Sì, questa, no, il caso di questa commedia io ce lo leggo, però, perché sotto traccia il personaggio tuo e la sua schizofrenia piccolo borghese che vuol far apparire ciò che non è, non prende atto della follia del fratello come di una malattia, di una patologia, ma la vuole nascondere, vuole far sì che lo fa tornare dal manicomio nonostante il medico esiti a farlo tornare. Lei vuole dare l'apparenza che tutto è normale, il fratello stava in bianco, tutto è normale, finché poi non naufraga tutta questa costruzione miseramente di fronte alla realtà. Però il fratello in un modo ossessivo, compulsivo ossessivo, e la sorella in un modo lucido, ma sono tutte e due vittime della follia piccolo borghese. Però questo ruolo femminile è il ruolo di una donna generosa che si sacrifica e che immola la sua vita. Cosa dici, Carolina? Sì, senz'altro. Sì, o questo no, tu ritieni che... Questo non è in conflitto con quell'aspetto. Con quell'aspetto. No, no, non è. Fa una scelta, in qualche modo. Beh, è una scelta che diventa... un disturbo? No, è una scelta che della quale... si è vittime, non so quanto sia una scelta consapevole, nella speranza che questo fratello potesse tornare in maniera appunto guarita, di fronte all'evidenza che invece c'è un peggioramento del suo stato mentale. Come prima si diceva che la legge Basaglia li ha chiusi, non si è trovata la soluzione alternativa, non si è trovata neanche per chi sta vicino ai malati, e quindi in qualche modo sono sempre le famiglie che ci rimettono, come con i malati di Alzheimer o con i malati di demenza senile, io ne so qualcosa, e mia mamma era malata ed è difficile, quindi è vero che si abnega la propria esistenza per stare vicino a chi sta male, non so quanto sia consapevole. Non c'è, questo personaggio femminile non ha un percorso così ampio per farti arrivare, cioè, ci arriva magistralmente, drammaturgicamente ci arriva, è chiaro che ci arriva per un atto di generosità e di amore verso un fratello che in qualche modo non può essere lasciato solo o rimandato in un luogo di pena. In che epoca possiamo datare l'ambientazione di questa messa in scena? Come costumi vagamente intorno al 40-50, ma in realtà non c'è una definizione ben precisa. Insomma, è in un passato non così remoto, ma un po' più vicino a noi. Ma diciamo che gli anni 40 sono eleganti visivamente, quindi ci si ispira perché sono eleganti come costumi, ma potrebbe essere veramente ambientata nel 20 come nel 2020, insomma, non ha nessuna datazione all'interno della sua scrittura. Allora, e né dei riferimenti, diciamo. Nell'altra edizione, quella che color Luca, lui si diverte molto a collocarla in un'epoca fascista, dove vicino di casa era un piccolo gerarchetto. Quindi datarla tra le due guerre. E ditegli sempre di sì, forse Luca si riferiva a quell'ipotesi suggestiva, ma non sappiamo poi in quanto reale, questo forse lo può più scoprire Maria. Ma no, c'è scritto le carte di Edoardo. La carta di Edoardo, l'ipotesi che il ditegli sempre di sì si riferisse alla figura del duce che bisognava sempre assecondare. È un'allusione, insomma. Beh, ma poi d'altronde la commedia fu scritta nel 27, quindi eravamo proprio nell'epoca. Allora, Maria Procino, tu che hai anche, oltre a essere curatrice di questo volume, avuto una lunga consuetudine con Edoardo e la sua compagnia, che cosa ci dici? Allora, io volevo puntare l'attenzione su alcune cose su cui riflettevo stanotte. E non fate battute.
Prima di tutto la frase che dice Michele Murri, no? Ci sono le parole giuste, ci sono le persone adatte, perché non le usiamo, perché non le utilizziamo? E secondo me è una cosa estremamente moderna, in un momento in cui la parola viene violentata, viene utilizzata e usata in maniera assurda, fa male, le cosiddette fake news, no? le informazioni sbagliate che ci abbiamo. Questa commedia ha un filo conduttore che la porta alle voci di dentro, che la porta, è un pensiero continuo che arriva agli esami, al momento, alla paura numero uno, agli esami dove poi il personaggio non parla più, gli esami non finiscono mai. Sono tutti esperti, Edoardo. In cui il personaggio non parla più, per cui è estremamente moderna. Mia famiglia. Mia famiglia, cioè io ricordavo adesso, no, Chabot, lo storico Chabot, che diceva che per riconoscere un evento o un personaggio bisogna che passino 50 anni, perché dopo 50 anni in qualche modo ogni secolo riesce a trovare in un'opera qualcosa di importante. Quelle parole, secondo me, significano, cioè Edoardo ci richiama a una cosa fondamentale, l'assunzione di responsabilità. Cioè ci dice che noi ogni volta che parliamo, ogni volta che agiamo, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, riflettere, e questo lo fa anche il cinema di Francesco Rosi, riflettere, arrivare a giudicare, ad assumerci una responsabilità senza nasconderci oggi dietro ai social, per esempio. E secondo me è molto importante anche contestualizzare questa commedia. Nasce tra il 25 e il 27, viene messa in scena da Vincenzo, della compagnia di Vincenzo Scarpetta nel 28, è una cosa diversa rispetto a quella che poi Edoardo rima. Siamo in un periodo ben preciso, c'è il fascismo, il regime, però il regime fascista è anche un governo, e questo lo dico riflettendo sulla crisi sul teatro oggi. E che cosa significa questo? Significa che il governo ha capito perfettamente che il teatro è fonte economica, quindi che cosa si fa? Il Borderò, nel 24 è obbligatorio il Borderò, la SIA, che poi diventerà SIAE, cerca il Borderò di... sono le giornate lavorative che fa una compagnia, perché parli... è il documento che attesta l'esecuzione, esatto, di una legge. Facciamo ancora oggi, Borderò. Questo. Il controllo del governo, tasse su tasse, che cosa succede? Succede che da un lato le piccole e medie compagnie muoiono, non ce la fanno, mentre resistono quelle più grandi. Se noi guardiamo i tre De Filippo, in sostanza non è che siano stati sempre insieme, compagnia di Vincenzo Scarpetta, poi se ne vanno. Poi ritornano con degli esperimenti di Battagaglia, cioè poi se ne ritornano, cioè non c'è questa grossa voglia di stare poi insieme, sanno che sono molto forti, ma in questo momento nasce la compagnia Teatro Umoristico Edoardo De Filippo, poi i De Filippo, perché devono essere forti, artisticamente lo sono, ma il pubblico va a vederli perché vuole vederli insieme, questo vuol dire anche soldi che arrivano. Vuol dire riuscire a pagare le tasse, i diritti erariali, la tassa per l'affissione e quant'altro. Quindi il governo controlla il teatro, controlla il cinema attraverso le sovvenzioni, attraverso le tasse, attraverso la SIA, il mediatorato privato. Prima c'erano le imprese, le agenzie teatrali, adesso c'è l'UNAD e poi UNAD, in mano a Remigio Paone, che sarà un grosso personaggio. Cioè, tutto questo circonda il teatro e circonda anche il teatro dei De Filippo, che riesce ad andare avanti. Ancora una cosa, l'autocensura è molto più forte della censura. Sono gli stessi scrittori che si censurano, ma per quale motivo? Non solo artisticamente, perché i contenuti possono dare fastidio, per una questione economica. Il teatro è arte, ma è anche mestiere. Quindi, ve la faccio molto breve, nel 26 ci sono le leggi uniche, il testo per le leggi uniche di pubblica sicurezza. Questo significa praticamente che due copioni devono andare al Ministero, all'inizio il Ministero dell'Interno, poi ci sarà un ufficio stampa e non a caso nelle mani di Mussolini, poi il Ministero di Stampa e Propaganda, non a caso nelle mani di Ciano,
poi il Ministero per la Cultura, popolare in mano fino al fiere. Il Mi Gruppo, che vuol dire? Vuol dire che ci deve essere una persona, un amministratore che scrive a macchina i copioni. Due copioni vanno al ministero, uno ha il bollo e torna, nulla osta e torna. Però poi ci sono anche i prefetti. Le prefetture possono bloccare la compagnia, però c'è anche l'autorità di pubblica sicurezza, quindi ci sono delle poltrone soltanto per loro, però basta che un funzionario si alzi perché ha visto qualcosa di sbagliato e si blocca. Tant'è vero che poi il dramma arriverà, la rivista di Ridenti, a dare un respiro a tutto questo, perché a quel punto basta mandare la pubblicazione e non più questi copioni. Quindi le compagnie, gli scrittori si autocensurano e, come dirà poi Edoardo, noi riuscivamo attraverso la comicità, la farsa, i razzi a far passare un altro messaggio che era molto amaro. Per esempio il personaggio di Luigi Strada, il poeta, è molto vicino al futurismo. Io pensavo, ma quale motivo? No? Cioè, c'è un legame fra Edoardo e i futuristi? Sì, c'è, perché in quel periodo, negli anni 20, c'è una fotografia di un poeta che era Francesco Cangiullo, che è molto simile come personaggio, no? a Luigi Strada. In quel periodo a Napoli, in quella zona, perché era un po' come Piazza Castello, via Chiaia, via dei Mille, la Galleria, e era un crogiolo di attori, di scrittori, di poeti, e c'era la Galleria Permanente Futurista, la Libreria del Novecento, dove si riunivano quelli che poi divennero amici di Edoardo, perché erano lì. Poi teniamo presente, sì, erano giovani, ma fino a un certo punto, perché negli anni 20 una persona che aveva 27-28 anni era un adulto, non era giovane, cioè è nata la parola giovane. A quel punto c'era Rodolfo De Angelis, io ho trovato questa notizia molto carina. Rodolfo De Angelis, amico di Edoardo, dirigeva il Teatro delle Sorprese, che era stato organizzato da Francesco Cangiullo, il quale poi aveva, c'erano delle serate futuriste, si chiamavano, a Napoli, che però terminavano con lanci di pomodori e di sedie, perché c'erano i poeti, no? la poesia onomatopeica, in queste serate c'era uno che faceva il direttore di scena, ma anche l'amministratore, che si chiamava Argeri. Argeri era lo pseudonimo dell'amministratore di quello che poi diventerà braccio destro di Edoardo. Quindi, come vedete, è tutto un legame. L'ultima cosa che voglio finire, e poi finisco totalmente, ma invece vai, è bellissimo. Tutto stanotte. Io poi l'ultima cosa, poi io una piccola, una piccolissima nota a margine di quello che dice Maria, però finisci. Sì, no, l'ultima cosa è anche questa, per ritornare alla l'8 maggio 1936 viene proclamato l'impero. Edoardo è con la compagnia al Teatro Carignano di Torino, lui l'ha raccontato agli studenti. Quella sera Chiarella, che è l'impresario teatrale, anche loro creano dei trust, dei consorzi per vivere, i Chiarella come Suvini Zerboni, no? Chiarella c'ha il Carignano, ma c'è anche il Valle di Roma. Chiarella va in camerino, ripeto, lo racconta Edoardo, e dice: Edoardo, dopo il primo atto è stato proclamato l'impero, quindi devi dire qualcosa. Sferzata di Edoardo. Edoardo va fuori il sipario e dice al pubblico: questa commedia è fortunata, è nata in un regno e finisce in un impero, ditemi sempre sì, sì. una precisazione, diciamo, volevo dire, se qualcuno ha visto lo spettacolo, quelli che l'hanno visto possono confermare. Il nostro Edoardo, che è napoletano, ma si chiama Edoardo, non so se va bene, il nostro Edoardo ha qualcosa di marinettiano,
nel modo in cui pronuncia le battute, le spara a raffiche, sicché anche senza forse avere il consapevolezza del collegamento storico che ha fatto Maria, però istintivamente è andato verso il futurismo. No, ma indubbiamente questa chiave si percepisce ed è quella che scatena anche l'ilarità e la presa in giro degli astanti, di questo poeta, di questo presunto poeta. Comunque ringrazio di questo primo intervento Maria Procino, perché hai visto, Carolina, che siamo scivolati sull'argomento che ci spiana la strada alla presentazione di questo libro. Le lettere cominciano proprio a metà degli anni 30 tra Edoardo e Lucio Ridetti. Ma qui forse è il caso, come ho scritto nell'introduzione di questo libro, che ha due introduzioni, una mia da parte del Centro Studi e una sua come curatrice del volume e di questa più ampio progetto del carteggio di Edoardo, di cui questa è la prima tappa, io cerco di raccontare chi era Lucio Ridetti. Lo ripeto qua, molto più in breve le pagine che gli ho dedicato nell'introduzione, per dire che qua a Torino Lucio Ridetti, di cui il nostro Centro Studi ha ereditato l'archivio e, per così dire, la funzione ideale di mettere a disposizione del pubblico, degli spettatori, le carte, la biblioteca, i copioni, le recensioni, la documentazione della memoria del teatro, questo patrimonio del dramma di Lucio Ridetti, fondata nel 25 e proseguita fino praticamente alla sua morte nel 73, 1973, quando Ridenti è morto e nasce il Centro Studi, Lucio Ridenti è già un fan di Edoardo. Edoardo, la Compagnia De Filippo, ha già presentato Ditegli sempre di sì al Teatro Chiarella, che si trovava più o meno tra il Tempio Valdese e la Sinagoga. Adesso c'è un condominio. C'era un cinema al posto del Teatro Chiarella. Il Teatro Chiarella teneva 1.000 e più spettatori e ospitava opera, prosa, musica, jazz, insomma, era un politeama e le bombe lo hanno distrutto. A metà degli anni 30 cominciano il carteggio finalizzato ad un obiettivo, la collaborazione di una compagnia come quella di Edoardo, che allora era quasi confinata nel recinto del teatro dialettale napoletano, e invece nel corso degli anni 40, con la pubblicazione dei grandi titoli su il dramma, da Natale in casa Cuppiello nel 43, il testo è anteriore ma è poi stato rielaborato e arriva a Proda all'edizione del dramma del 43, dopo la guerra riprende nel dramma con Questi fantasmi, lo spettacolo che avete messo in scena l'ultima edizione, e poi il grande titolo Filumena Marturana, eccetera. Vedremo che questo carteggio testimonia la fortuna, l'esplosione di Edoardo, che da drammaturgo napoletano diventa il più importante drammaturgo italiano di statura internazionale, perché Lucio Ridetti e il dramma è il tramite delle traduzioni all'estero, in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti e poi in Russia, insomma in tutto il mondo, prima che all'inizio degli anni 50 tutta questa partita editoriale che è stata coltivata tra Edoardo e Ridetti
sulla rivista Il Dramma passi alla casa editrice Einaudi, che lo svilupperà e lo porterà avanti come accade tuttora, che è l'editore di Edoardo. Ma poco. Sentiamo allora il parere e l'intervento anche di Carolina Rosi, presidente. No, no, non più dimessa, io sono diventata onoraria. Aspetta, ti sei dimessa però, c'è l'introduzione tua. Sì, tesoro, ma a questa cosa. Ecco, sono passati degli anni. Nel frattempo il figlio di mezzo di Luca è diventato il presidente. Bene. Bene. Questa è stata la prima tappa, dunque, del carteggio di un progetto forse più ampio. No, un progetto adesso, a parte tutto, a parte i discorsi sulla censura e sulla difficoltà delle pubblicazioni dell'epoca, chiaramente importantissimo, e quello che ha fatto Ridenti ha dato una svolta al teatro, alla conoscenza dei testi, alla possibilità anche di autori meno noti di essere pubblicati, e su questo non c'è nulla da dire. C'è da dire che purtroppo tutto ha subito un calo editoriale, e quindi non è che colpa delle Einaudi se in qualche modo non si ristampa, ma io vi posso dire tranquillamente che la famiglia De Filippo incassa 1.000 euro all'anno dai diritti dei letterari dei libri venduti. Sembrerebbe strano da crederci, ma è così, perché a parte la facilità con la quale ormai si possono trovare quindi testi, è una cosa irrisoria rispetto probabilmente delle cifre cospicue che dagli anni 50, non tanto la famiglia ma la diffusione editoriale è stata enorme. Stiamo parlando di anni di crisi gravissima per i giornali quotidiani, l'editoria. Ma se ci contestualizziamo a questo carteggio, qui comincia, ed è la fortuna anche del Dramma, proseguita poi dalla fortuna di Einaudi per vari decenni. Sì, sono d'accordo, però poi c'è anche, secondo me, un dovere da parte del, così come Ridenti l'ha sentito come dovere, ha portato avanti la sua rivista e facendo delle pubblicazioni e permettendone la divulgazione, determinate case editrici che hanno in mano l'intera storia drammaturgica di vari autori non possono fermarsi a fare le edizioni critiche che costano tra l'altro l'ira di Dio e non continuare a divulgare. Io una volta si andava a teatro e si leggeva il testo prima di andare a vedere la rappresentazione. Io credo che questo non avvenga più come scelta. La crisi del giornale è dovuta a un disinteresse collettivo, la crisi delle pubblicazioni di determinati testi è dovuta a quello che internet ti può dare quando tutto è scaricabile sotto forma gratuita. Quindi ormai la concorrenza tecnologica che... Voglio dire di più, si pubblicavano i programmi di sala arricchiti da fotografie, da bozzetti di costumi, da interventi, saggi pensosi, critico non storici. Si possono più fare, perché la povera mascherina che vende la cosa di sala dovrebbe andare in giro con il POS, perché tu non puoi manco vendere la cosa da 3 euro perché è con incasso a nero. Allora, insomma, è tutto un pochino... È difficile da vendere. No, non si può. Ma ti pare che la mascherina va in giro col POS per vendere un programma di... No, ma parte del problema del POS c'è anche il fatto che il costo sarebbe molto... Microfono. Il costo sarebbe molto superiore a 3 euro. Quei programmi costavano, si dovevano vendere a una certa cifra, già all'epoca, guarda, con le lire, vendevano a 5.000 lire, 6.000 lire. Però si vendeva anche il testo. Era una brochure anche... È vero, bellissimo. Tipografico. Però era anche questo un modo per avere un testo. Detto questo, molti abbonati avevano l'abitudine di, non dico collezionare, ma certo di procurarsi il programma per godersi meglio ancora di più lo spettacolo. Allora, torniamo, Maria Procino, questa pubblicazione
cosa contiene è la prima tappa di un carteggio. Tu sei la curatrice dell'archivio di Edoardo e in particolare di questo carteggio universale. A te. Allora, volevo però dire una piccola cosa, come archivista. Un po' di anni fa c'è stato un convegno internazionale nel quale insomma, si paventa ancora adesso un secondo buco nero della storia, perché sì, il digitale, tutto quello che c'è su internet, eccetera, eccetera, ma noi rischiamo di perdere tutto. Secondo buco nero, perché c'è già stato con la distruzione dell'impero romano. Quello che resta è invece il cartaceo, resteranno i volumi fabbricati nel 400, nel 500, resteranno alcune edizioni oggi, ma per esempio un libro ha una durata di un secolo, poi dopo sparisce proprio la materia. Per cui ecco perché io faccio le lotte per avere qualche cartaceo, giornali, i programmi sono importanti, anche perché nelle mostre, ma che ci metti? Un programma come quelli che si facevano sono bellissimi, perché penso ai ragazzi poi soprattutto, a quelli che dovrebbero imparare, che dovrebbero e che amano il teatro. Il con noi sfondi una porta apertissima, perché noi senza il cartaceo il centro studi non esisterebbe e la memoria del teatro non saremmo in grado di documentarla, sia con gli studiosi e sia con le mostre e l'iconografia. Infatti, per quanto riguarda il carteggio, quando devo ringraziare tantissimo la Fondazione Edoardo De Filippo, il Centro Studi, Pietro, senza il quale non ci sarebbe stato questo carteggio, Anna, cioè veramente tutti quanti. Anna, la dottoressa Peirò, responsabile. Io vado a nomi. E la cosa bella che c'è stata quando abbiamo raccolto queste lettere è che ancora una volta questa enorme professionalità, questo grande rigore che avevano nel controllo delle bozze, c'è un continuo dare e ricevere la bozza, no ma questa va bene, no ma questa devi farla così, aspetta prima di pubblicare, quindi c'era un controllo totale da parte poi di un teatrante che non aveva molto tempo a disposizione perché doveva andare in giro, aveva tantissimi altri problemi. E poi il momento importante, perché dagli anni 40 in poi Edoardo stesso si sorprende, no, del fatto che le sue commedie siano richieste all'estero, tradotte anche negli altri paesi. Ecco, questa è una cosa che poi ti rimane, no? Ti rimane come ancora una volta, come rigore, come disciplina, come modo di lavorare che avevano tutti e due poi soprattutto. Quindi questo è un carteggio interessante per tantissimi motivi, perché è l'inizio, perché Edoardo scrive, c'è anche un sottofondo personale poi di momenti privati, di tragedie che vivono. E poi io mi auguro di poter continuare, perché ci sono altri carteggi, il carteggio con lo stesso Einaudi, che è interessante, il carteggio con Paolo Grassi, che è un altro momento molto interessante della storia. Paolo Grassi, che è stato il cofondatore del Piccolo di Milano, poi direttore sovrintendente della Scala, poi presidente della RAI, insomma un grandissimo uomo di spettacolo del nostro dopoguerra. E anche lì c'è un filo conduttore. Io parlo ovviamente di Edoardo, perché Edoardo nel momento stesso in cui diventa famoso ha la possibilità di avere un ritorno economico, in quel periodo gli attori che avevano questa possibilità andavano in tournée in America del Sud e compravano soprattutto piantagioni. Edoardo, siamo nel dopoguerra, quindi non è molto facile fare niente in Italia, Edoardo che cosa fa? Recupera le macerie di un teatro e ricostruisce, quindi da un lato salvaguarda una memoria storica, perché il teatro era del Settecento, e dall'altro lato ne fa la casa per gli attori, per i tecnici e quant'altro. Questo anche si tratta del teatro San Ferdinando. E questo anche perché aveva questo rapporto diretto con Grassi e Strehler, che nel frattempo stavano costruendo il Piccolo Teatro di Milano. Quindi l'idea era quella di creare una porta
aperta alla tradizione e alla innovazione al sud, ma al sud nel Mediterraneo, così come il piccolo stava facendo al nord. Lui ebbe tutta una serie di problemi, era avanti rispetto a tutto quello che stava accadendo. Ecco perché credo che sia importante anche questo, insomma, questo filo conduttore che spero porti poi alla pubblicazione anche degli altri carteggi. Dal punto di vista tecnico, noi abbiamo avuto la fortuna di mettere insieme tutte le lettere, numerose lettere dal 35 al 64 di Edoardo e del suo amministratore Argeri. L'archivio Edoardo possedeva le reciproche, le lettere di Lucio Riventi inviate da Torino e perdute da decenni, finite al destinatario. Quindi sono state ricostituite tra il Centro Studi e la Fondazione De Filippo attraverso l'operato di Maria Procino. Scusa, devo dire una cosa importante, che devo ringraziare anche l'archivio contemporaneo del gabinetto Viessier di Firenze, perché la corrispondenza di Edoardo De Filippo è conservata nell'archivio contemporaneo e anche loro sono stati estremamente disponibili quando poi ho dovuto trascrivere appunto alcune lettere che erano conservate lì. Quindi sono state ricostituite il dialogo tra questi due protagonisti, diciamo che è una testimonianza importante per ricostruire sia l'opera di Edoardo teatrante drammaturgo, sia la figura multiforme di Lucio Riventi, questo ex attore, giornalista, editore torinese, di cui noi siamo grati perché ne conserviamo l'archivio. Per concludere, torniamo allo spettacolo. Se ci sono delle domande o l'intervento di qualcuno, eccoci. Una cosa molto semplice, è Scaramanzia, che non abbiamo ricordato, doveva essere la prima cosa che sua, che oggi è l'anniversario della morte. No, ma è il 31 veramente. Il 31 domani. Ha detto oggi è l'anniversario, e quindi è corretta dicendo che era domani. Oggi è il compleanno dell'84. No, vabbè, come data è il 31. Domani ci sarà questa riunione. Sì, no, domani non ci sarà, quindi. No. Prendeteci in considerazione. Per quanto poi riguarda le complessità di quando si mette su un teatro, la SIAE, tutte queste robe, l'ho vissuto un po' anche da amatoriale, perché ho fatto con Raffaele Consone Non ti pago, l'abbiamo portato in Ungheria, sottotitolato, una cosa molto complicata, e poi anche lì, non so come si è saputo, abbiamo avuto un ovile con la Siraga, anche se eravamo solo lì, ma dentro, tutto quanto. Beh, oggi ho ricevuto la notizia che Uomo e Galantuomo è stato messo in scena in Palestina. Comunque oggi è il compleanno di Maradona, comunque. È un'informazione notevole. Intrecciamo bene, io direi che possiamo dunque concludere qui questo incontro. Rammentiamo lo spettacolo, prosegue le recite al Carignano fino al 10 novembre, mentre... Posso soltanto ringraziare la compagnia, no, vi devo ringraziare moltissimo, perché sapevo che mi sarebbe interventare in No, ringraziare tutti quanti, ringrazio a te e Gianfelice, perché posso immaginare, e grazie a tutti. Ma avremo una parte di proventi si hai di questo? E rimango io. Ci diamo appuntamento dunque al prossimo incontro, il terzo, mercoledì 6 novembre, e sarà qui Umberto Orsini con la professoressa Federica Mazzocchi del DAMS dell'Università
a parlare dello spettacolo Il nipote di Wittgenstein di Thomas Bernhard, che sarà in scena, penso, al Teatro Gobetti. Grazie.